No, me lo copo molto. Ciao a tutti amici, ben arrivati, ciao Laura! Ciao a tutti quanti, ciao Davide! Ciao Laura, benvenuti cari amici, e oggi siamo nuovamente qui all'Eurovision Song Contest 2024 ed andiamo a portare, cara Laura, un artista che presenterà Israele come nell'Eurovision che si terrà appunto in Svezia. Quindi che dire, questa cantante si chiama Eden Golan con la canzone Hurricane, è una cantante, fra l'altro, una cantante israeliana con cittadinanza anche russa. Sappiamo che è stato cambiato anche il testo della canzone, ma noi ci atterremo soltanto alla musica, ovviamente. È incentrato su una storia di una giovane donna che affronta una crisi personale. E quindi soprattutto c'è anche, fra l'altro Laura, sentiremo anche una parte che abbiamo ovviamente studiato il testo, abbiamo visto tutto il testo io e Laura, un ponte della canzone che è in ebraico, che aggiungendo una profondità culturale e spirituale, le parole sembrano suggerire la necessità di preghiere anche nei momenti difficili e il potere di un piccolo raggio di luce anche quando le cose sembrano buie. Insomma, Laura, andremo ad ascoltare di sicuro una canzone molto forte, molto potente, no? Già sì. Ti stai emozionando solo a parlare di questo. Sì. Ma del resto le canzoni sono fatte anche per essere ascoltate, ascolteremo appunto la sua voce, ascolteremo tutto, già sappiamo appunto il testo, appunto per scoprire il messaggio che ha questa canzone. Sì, vero Davide? No, io sono lieta sempre di ascoltare ogni paese che arriva con tutta la carica di bella energia per tutti quanti che siamo qua ad aspettarci. E quindi, cari amici, che fare? Iscrivetevi adesso al canale e poi potrete vedere per intero la nostra reazione senza nessun taglio, senza nessun blocco. Andremo ad ascoltare insieme. Sei pronta Laura? Prontissima! Allora andiamo ad ascoltare questa canzone. Ok. Write all my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. Wow.
לראות תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן איי וידה מיה כבלה Cari amici, abbiamo ascoltato una canzone degna di essere una bellissima canzone per l'Eurovision. Ci ha emozionato, ci ha fatto pensare tanto nella nostra mente. Una voce formidabile, una canzone dettata da emozioni costanti, da tanti simboli che abbiamo visto e davvero forte, lei è una persona veramente con una voce splendida, è emozionante andare e continuare a parlare di questo e che dire Laura, io rimango a volte senza parole per la musica, a volte dove deve arrivare, quel messaggio deve dare, so che è una canzone non originale, è stata cambiata giustamente per ovvi motivi, o meglio, è stata cambiata. E non voglio mettermi in mezzo a queste discussioni, anzi questo lo taglio quindi infatti, Davide, vabbè, non parlare più. È stata una canzone ovviamente ricca di emozioni e io direi pace a tutti voi, pace che regni sovrana nella nostra terra. Laura, ai Davide, è stata una canzone molto ci ha dato quello che la musica ci deve dare, lo sai, è ricca di tanti, di una bellissima esperienza, di una ragazza con una voce potente, una voce molto bella, dolce, calida, piena di tanta bella energia e il video fantastico, Davide, è un performance fantastico che ci ha fatto capire assolutamente tutto della vita e che sicuramente ci farà una bella presentazione lì nell'Eurovision e noi abbiamo ascoltato con tutto il nostro cuore e con l'anima, con tutta la forza, con la forza come di ogni paese che deve andare avanti con tanto amore, con tanta pace, soltanto con tutti noi, quelle persone che abbiamo la voglia di vedere delle paesi pieni di tanta quella energia. L'energia è stata trasmessa veramente da questa canzone, soprattutto la sentiamo nei nostri corpi che vibrano ancora di emozioni profonde. Una canzone che riascolteremo, che ancora terremo cara nei nostri cuori, nei nostri ricordi, la ascolteremo per tante altre volte. Una bellissima canzone dell'Israele che veramente, come diceva Laura, appunto porterà sicuramente a tanti di voi tante emozioni e le emozioni sono fantastiche, soprattutto da viverle. E vivere un'emozione è qualcosa di impressionante e meraviglioso, sì. Quindi è bello e continuate a emozionarvi con la musica, la musica deve essere un messaggio d'amore universale, quello che facciamo anche nel nostro canale, cari amici. Nel nostro canale è pienamente la musica, è concentrata, è ricca di emozioni, ricca di testi che troverete tutto sul nostro canale Davide Calt TV. Quindi vi invito, cari amici, a iscrivervi al nostro canale, mettere tanti like, commentare e venire a far parte della nostra fantastica famiglia piena di emozioni e reazioni. Laura, ringraziamo i nostri amici per essere stati qui, grazie ancora tanto. Grazie. Ci vedremo a una prossima puntata di reazioni, che sia l'Eurovision o meno. Un abbraccio a tutti, ciao! A tutti.